Oggi celebriamo la solennità dell'Epifania, che è la manifestazione di Gesù a tutti gli uomini. Accogliamo il bambino Gesù nel nostro cuore, riconoscendolo oggi nelle persone che incontriamo e facendo risplendere la sua luce e la sua gioia del suo progetto di salvezza per tutte le genti. Dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Cari fratelli, anche noi oggi, come fa il Papa a Roma, viviamo questa festa solenne dell'Epifania, che non è la Befana, ce ne stanno già troppo in giro di Befana. Oggi è la festa della manifestazione di Gesù, la piena rivelazione di Gesù. E anche noi vogliamo vivere questa celebrazione con il battesimo di una nuova creatura che il Signore ha voluto donare non solo a una famiglia, ma a tutta la nostra comunità. E l'accoglieremo adesso. Che nome date alla vostra bambina? Per Miriam Teresa, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori e caro fratellino piccolino, pure lui sta chiedendo il battesimo per la sorellina. Chiedendo il battesimo per Miriam Teresa, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché la vita divina che vive in Gesù sia anche riversata abbondantemente nel suo cuore. Siete consapevoli di questa responsabilità? E tu, madrina, sei disposta ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Miriam Teresa, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi genitori, tu madrina, e qualcheduno dalla nostra comunità che venga qui, faremo sulla bambina il segno di Cristo Salvatore. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Sì.
peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la venuta di Gesù si realizzano le promesse di Dio. I magi, alla fine della loro ricerca, incontrano Gesù e lo adorano. Cambiano vita testimoniando che ciò che è possibile anche per noi. Se ci impegniamo alzandoci con dignità cristiana per seguire la nostra vera chiamata. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano. Le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore. Perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Che adesso canteremo, ti adoreranno Signore e tutti i popoli della terra. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. Ti adoreranno Signore tutti i popoli della terra. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Insieme. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiumi sino ai confini della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Abbi pietà del debole e del misero, e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio, a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Termine del Vangelo oggi c'è un prolungamento con l'annuncio della Pasqua, quindi ascolteremo prima l'annuncio della Pasqua e poi canteremo l'Alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa
videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il figlio del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, 21 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Madre Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio quaresima, 6 marzo. L'ascensione del Signore, il 2 giugno. La Pentecoste, il 9 giugno. La prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli miei, ci fermiamo ancora nel prosieguo di quello che abbiamo iniziato la notte di Natale, questo cammino per entrare nel mistero di Gesù e per essere avvolti da questa luce meravigliosa che è Gesù stesso e che illumina la nostra vita. Vedete, attraverso l'esempio di queste immagini noi possiamo recuperare un concetto fondamentale, il cammino dell'uomo, di ogni uomo. In uno dei passaggi di queste feste ho avuto modo di dire che il Signore la storia non la fa con le persone schiacciate per terra. Il Signore la storia la vuole costruire con le persone in piedi, capaci di muoversi. Ecco, la prima lettura di oggi ci ricorda proprio questo passaggio vissuto dal popolo di Israele. Alzati, rivestiti di luce. Il profeta a chi sta parlando, fratelli cari? Sta parlando al popolo che popolo più non è, perché è schiavo, stanno a Babilonia, Gerusalemme è stata distrutta, è stato distrutto il Tempio, hanno perduto la loro identità nazionale. Ebbene, vedete, il Signore, che non si dimentica mai degli uomini, perché il Signore ci ama, anche nelle nostre mancanze, anche nelle nostre deficienze, anche nei nostri peccati,
Dio ci ama. E allora ha pensato a questo popolo e lo ha tirato fuori dalla schiavitù, l'ha tirato fuori dalla prigionia di Babilonia. Non si è servito di un grande uomo, si è servito di un pagano, Ciro. Allora quando il profeta dice a Israele, alzati, il Signore vuole fare la storia con te e la vuole continuare questa storia che hai iniziato ma che tu hai interrotto per le tue infedeltà. Il Signore vuole continuare questa storia e la storia continuerà e noi siamo il prosieguo di quella storia, fratelli cari. Ecco perché dicevo, il Signore la storia la vuole fare con le persone capaci di camminare, capaci di stare in piedi nel pieno della loro dignità. E un altro passaggio che abbiamo fatto in queste feste natalizie è stato il momento in cui l'uomo incontra Gesù, è capace di rientrare dentro di sé, è capace di riscoprire la propria vita, la propria dignità, è capace di amare la propria esistenza. Ebbene, fratelli cari, intorno a Gesù si sono messi tutti in cammino. Si sono messi in cammino gli angeli per andare ad annunciare a Maria e a Giuseppe che sarebbe nato, sarebbe entrato nella storia questo bambino. Si è messo in moto Maria, si è messo in moto Giuseppe. Alla nascita a Betlemme si sono messi in moto i pastori. Adesso, oggi, si sono messi in moto i magi, che sono, attenzione, questo è bello, non sono dei credenti. Sono stati chiamati in una maniera misteriosa alla vocazione cristiana. Hanno seguito una stella, per loro un fenomeno, però legato, secondo le scritture che conoscevano, legato alla presenza del re dei Giudei. E lo vanno a cercare, vanno, si muovono per andare a cercare Gesù. C'è l'incidente di Gerusalemme, da non sottovalutare, Erode. Vedete, Erode, povero fetendone, ha avuto la possibilità di incontrare Gesù e se l'è fatta sfuggire. Non si è mosso. Forse aspettava che Gesù andasse da lui. Che errore, fratelli cari. Ma Gesù già si è mosso, è venuto, si è incarnato, già sta in mezzo a noi. Siamo noi che dobbiamo andare verso di Lui. E i magi che vanno stanno proprio ad indicare il cammino di ogni uomo che va alla ricerca di Gesù. Ma con una condizione fondamentale, lo sguardo verso l'alto. Fratelli, attenzione, l'uomo di oggi pecca di questa grave responsabilità. Lo sguardo nostro è completamente rivolto verso il basso. Noi pensiamo che la nostra vita è la terra, noi pensiamo che la nostra felicità è la terra. Fratelli, se non alziamo lo sguardo, non ci eleveremo mai. Se non alziamo lo sguardo verso il cielo, non capiremo mai veramente a fondo la nostra vita. E quella stella meravigliosa, quella stella che con la sua luce ha tracciato un cammino e questo cammino i magi lo hanno fatto. Fin dove, fratelli cari? Attenzione, il Vangelo ha parlato chiaro. La stella scompare a Gerusalemme da Erode, ricompare e dove guida i magi? A questo piccolo
ambientino dove è stato ricoverato Gesù, dove Gesù è stato accolto. Lì la stella si ferma e scompare, ha fatto il suo ruolo, ha sviluppato la sua missione, ha portato i magi da Gesù. E di fronte a questo Gesù, vedete fratelli cari, quando l'occhio è abituato a guardare in alto, hanno riconosciuto chi è quel bambino. E davanti a questo Gesù si sono spogliati di quello che avevano, come facciamo noi, questo è un gesto molto naturale, molto bello, di fronte a un bambino, specialmente di fronte a una creaturina come quella che stiamo per battezzare, ti viene spontaneo di dire: ma tutto quello che tengo te lo voglio dare. Così hanno fatto i magi, si sono spogliati, ma in questa capacità di spogliare se stessi hanno ritrovato quella gioia di un cambiamento. Il Vangelo come si è concluso stamattina? Dopo che hanno incontrato Gesù, dopo che gli hanno dato i doni, per un'altra strada sono tornati al loro paese. Vedete, cari fratelli, quando si incontra Gesù, la vita non può essere più uguale a se stessa. Quando si incontra Gesù, qualcosa deve cambiare nella nostra vita. E che cosa potrebbe cambiare? Innanzitutto la coscienza della nostra dignità. Vedete, io ci insisto su questo oggi, ci insisto, perché è uno dei peccati più duri a morire nella nostra esistenza. Noi non abbiamo fiducia di noi. Noi non ci amiamo. Se ci amassimo tantino, vedete come ci ama Dio. Se ci stimassimo tantino come ci stima Dio, noi saremmo dei grandi uomini e delle grandi donne. Purtroppo che cosa succede? Che noi ci contentiamo di gracchiare come le oche del Campidoglio. Noi abbiamo le ali per volare come le aquile e gracchiamo grattati per terra. La nostra felicità, fratelli cari, non è questa, non è la terra, non è la terra, non è la terra. Allora vi faccio un augurio, fratelli cari. Prima di tutto l'augurio lo pigliamo proprio dalla presenza di Miriam Teresa. Questa bambina che stiamo per battezzare, abituiamoci, alleniamoci a specchiare il nostro sguardo negli occhi dei nostri bambini. Volete vedere il cielo? Guardiamo i bambini. Vogliamo contemplare Gesù, vogliamo contemplare Dio, guardiamo negli occhi dei nostri bambini. Secondo augurio, fratelli cari, non ci adagiamo nella nostra vita, nemmeno nella nostra vita spirituale. Non, nessuno di noi deve dire: ma io oramai già sono arrivato, dove? Dove? Mettiamoci continuamente in cammino, andiamo, il Signore ci chiama per un cammino sempre nuovo che noi dobbiamo fare. E nel momento in cui noi incontriamo questo Gesù, come lo incontriamo ogni domenica, la ricchezza della domenica, sapete dove sta? Questa, che noi entriamo col peso di una settimana, veniamo qui anche carichi di stanchezza della nostra settimana, è questo Signore che ci dà la forza per riprendere, ci rimette in piedi, alzati, rivestiti di luce, dice a ciascuno di noi, riprendi il tuo cammino. E noi camminiamo come dei viventi, come la luce riflessa di Dio nel mondo di oggi. Questo è quello che vuole il Signore. Se c'è qualcosa da cambiare, non abbiamo paura, cambiamo sempre in meglio, ma in peggio.
mettiamo in piedi per la preghiera dei fedeli. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per Miriam Teresa, chiamata alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, la madrina e per tutti noi battezzati. Diciamo insieme: Gesù, riempici della tua luce. Gesù, riempici della tua luce. La Chiesa possa essere la stella per gli uomini moderni e diffonda il messaggio di speranza e di salvezza a tutti i popoli per condividerne la stessa eredità. Preghiamo. La famiglia, sull'esempio di Giuseppe e Maria, custodisca la vita, tutelandola da ogni abuso e violenza. E la società custodisca i valori della persona umana, così come l'ha creata e voluta Dio. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. I giovani, insieme agli adulti, come i magi, seguendo la stella dei valori, giungano all'incontro luminoso con l'unico vero Salvatore. Preghiamo. Gesù. Noi tutti puntiamo alla luce sicura, Gesù, per camminare con Lui con cuore amorevole nella continua ricerca del suo volto dei fratelli. Preghiamo. Gesù, ti affidiamo questa creatura. Possa la fede che riceve col battesimo crescere in lei, guidata dai genitori e circondata da esempi di amore e di pace nella comunità a cui appartiene. Preghiamo. Gesù, vienici della tua luce. In questa celebrazione preghiamo per tutto il popolo. Preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Signore Gesù, eccoci dinanzi a te per ringraziarti ancora una volta per il dono inestimabile della vita. Per intercessione della Vergine Maria ti preghiamo di custodire la nostra famiglia nel tuo amore e di guidare noi genitori tutti, affinché sappiamo crescere questi figli sull'esempio della Santa Famiglia di Nazaret. Noi ti preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Signore Gesù, che questa celebrazione battesimale non sia e non diventi mai una volta con i suoi figli, con qualcosa che si deve fare, ma un'occasione di incontro per ciascuno di noi qui presente con la propria spiritualità, con la propria sete di verità e di luce, con il personale di ogni valore, che la luce della stella e di voi maggi possa guidare anche noi ad una vera crescita della fede. Noi ti preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Piccola Miriam, che il Signore possa darti la forza di essere e di diventare ciò che desideri, che ti guidi lungo la strada che hai scelto senza mai perdere la luce, e che a noi ci dia la forza, quando vorremmo molto ti seguiremo, di incoraggiarti, di proteggerti e di sostenerti quando la luce ti sembrerà meno luminosa. Ti preghiamo. Gesù, riempici della tua luce. Adesso invochiamo l'aiuto dei santi. Santa Maria, Madre di Dio, Santi Angeli ed Arcangeli, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Pietro e Paolo, Santi tutti di Dio. L'assemblea può sedere. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina dal peccato originale, consacrala tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo, per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio, segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
Adesso ringraziamo il Signore per l'acqua che è stata benedetta nella notte di Pasqua, nella grande veglia. Ad ogni invocazione diciamo gloria a te, o Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo, hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e risurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio, Spirito Santo, hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa perché abbia la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Ora insieme facciamo la professione di fede come consuetudine durante il rito battesimale. Cari genitori, madrina, fratelli tutti, la bambina che viene presentata sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi, a noi tutti, il compito di educarlo nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunziate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale questa bambina viene battezzata. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Non vi ho sentito. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Per caso avete sentito che il Signore ha detto a voi mamme, rinunciate ai vostri figli? Avete sentito a voi mariti che il Signore ha detto rinunciate alle vostre mogli? Si rinuncia al male, fratelli cari. E il male si riveste in tanti modi. Noi riconosciamo questi modi. Noi li possiamo chiamare per nome e cognome. Ma c'è un solo nome, il demonio, il separatore, colui che ci vuole separare da Gesù. Adesso la professione di fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Questa è più forte, eh? Pensate che sia più facile dire credo che rinunzio? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. L'ultima domanda a voi genitori. Volete dunque che Miriam Teresa riceva il battesimo nella fede della Chiesa che proprio adesso tutti insieme abbiamo professato?
Chiamo Teresa, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo Alleluia. Al momento del battesimo, se ve ne siete accorti, la Chiesa ha parlato ai genitori, adesso parla direttamente alla nuova battezzata. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Miriam Teresa, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo. A voi genitori, a te madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce. E perseverando nella fede, vado incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. E adesso l'augurio. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede all'odio e gloria di Dio Padre. Continuiamo la celebrazione dei fratelli che facciano la raccolta. Canto numero 258, segni del tuo amore. Thank you.
volontà divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda, oh Padre, i doni della tua Chiesa che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto. Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui apparso nella nostra carne mortale ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. Noi uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei coni celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. E offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per oggi battezzato. Diciamo con tutto il nostro cuore:
Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Canto numero 227, grande piano. Canto numero 227, grande piano.
tua luce, Dio, ci accompagni sempre in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi. Per Cristo nostro Signore. Un avviso per i genitori, visto che i bambini stamattina stanno facendo festa. Oggi pomeriggio alle 4 abbiamo intercettato immagini che quando sono andate a Betlemme hanno portato i doni, però hanno preso il grande dono che è Gesù e lo hanno distribuito, lo hanno accompagnato in tutto il mondo. Si sono fermati anche qui. Oggi ci stanno i doni di Gesù bambino che i magi portano per i nostri figlioli. Quindi vi aspetto alle 4. Portatemi i bambini. Poi si mette pure lui rossi alla stessa cosa. Il Signore sia con voi. Diamo la benedizione solenne. Dio onnipotente che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con la sua figliola viva sempre in rendimento di grazie. In Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di questa bambina, insieme con la sua sposa, sia per la figlia il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio, in Cristo Gesù nostro Signore. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti noi, perché sempre e dovunque siamo membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù nostro Signore. E ci doni la sua pace, Dio onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andiamo in pace. Buona festa. Grazie.